sentite? Qualcuno qui ha toccato il mic. Aspetta, eh. Mi sentite? Vieni se mi sentite, che qua siamo in una mazza. Via l'ingresso, livelli 100. Basso, sì, si sente troppo basso, aspetta, eh. Non mi si muove il coso qua. Ma sto mixer. O ci sarà rotto il mixer? Perché? Perché non si muove quasi per niente sto coso. Ma già siamo live? Sì, però vedi, non si accende per niente sto E che si è coso rotto? qua. Che te devo dire? Non lo so. Quindi Sì, si ma... può parlare. No, io mo alzo il gain, però non dovrebbe essere così, capito? Beh, questo se a forza di piappolvere che magari si Ma che sarà. cazzo non lo so. Così come sentite, è accettabile? Tanto va un po' basso. È mo così in teoria però distorce. Non si sente un cazzo, bene. No, adesso pure Adesso pure troppo. troppo. Secondo me così è troppo però. Cioè così dovrebbe. Se alziamo la voce forse distorce. Vabbè, te che alzi la voce. No, vabbè, ma perché io sono una persona pagata? Sei tu che strilli perché sei uno Zulù. Ma io vengo dalle praterie. Quando vi arrivano le 5-6 XT? Mai. Mai, mai, mai. Oh, grande Niccolò, Niccolò, Niccolò. grande Ciao a tutti Niccolò. ragazzi, Niccolò è il bentornati. cliente nostro, nuovo mixer. Mo mettiamo la donation goal per nuovo Donation mixer. Goal, nuovo mixer. Ciao a tutti ragazzi, ben venerdì, ben trovati qui su EasyFix YouTube. Allora, comandiamo come stiamo, tutto a posto, avete magnato, che avete fatto oggi? Un PC da paura, famo 5 sacchi di computer, siete pronti? 5 sacchi, traduzione. Adesso in teoria è abbassato. Eh? Meglio come 5... stava prima. E vedi che rompete i coglioni. Allora, dovete alzare. Dovete Oili, alzare. guarda. Se stavano strilla distorce. Era un test questo. Rifallo un po'. Allora, come andiamo tutto? Oh. Abbassa, abbassa. Ma scusa, è un po' abbassata là adesso. No, perché qua non serve, è quello lì che Ma mo tu distorce. l'hai Adesso riabbassato? l'ho messo più o meno come prima, un po' di più. Ok. Mo dovrebbe andare bene. Facciamo una prova. Ciao a tutti ragazzi, come andiamo? Come stiamo? Tutto a posto? Adesso perfetto, Eh no, ok. aspetta, mo devi arrivare. Eh no, ci sono 20 secondi e di lei mica 20 minuti, oh. Oh. Si sente malino. Non distorce più. E vabbè, mo lasciamo così, poi vediamo. Bene, bene, bene. Oh, ci Raga, siamo. il problema qua, come ho detto, è che purtroppo qui il microfono non è come a casa che ce l'abbiamo vicino, sta qua sopra perché deve prendere purtroppo l'audio di tutto il tavolo. Ma senti, ma tu mi hai circondato dei pezzi qua, ma... E che devo fare? La cosa è impegnativa. Questa È molto impegnativa. Qui vedo una 3090. è roba, effettivamente, roba grossa. Roba grossa. Qui che ci sta, Roba scusa? grossa, poi vi dico che non è neanche completo, nel senso che lo assembliamo oggi perché non volevamo farvelo perdere. Questo è un PC di un certo livello. Però al contempo non volevamo mandarlo perso e comunque questo va assemblato perché lunedì massimo martedì deve partire per essere spedito perché è già stato Deve pagato. partire per essere spedito. Deve Per essere partire spedito. per essere spedito, Quindi sì. Per tu devi partire, andrà da qualche parte dove poi essere verrà spedito, spedito. Ok, esatto. Non è perfetto. che tu mi stai facendo il puntiglioso a me. Certo, tu rompi sempre le palle a me, Ok. giustamente. Oh, grande Alessio Zuccolotto. Oh, salve a tutto, sono Gio. Oh, ciao Giodes. Ma perché non investire 2-3 mila euro per l'audio? Perché in c'haemo? Facile la risposta. Kira, nel senso, te sta a cercare 2-3 mila euro, ma non è che hai detto 2-300 euro, 2-3 mila euro, già 2-300 euro sarebbe Poi stato mettici l'impegno. che queste mascherine non è che aiutano a Mo' livello del addirittura ti si boost. sente basso e te si vede pure in bassa risoluzione, cioè da merda proprio. Vabbè, se vuoi me ne vado direttamente, tanto. Perché non arrivano i 5600 Perché non XT? le Perché no, vendiamo. non le vendiamo, Non hack. c'è richiesta, cioè, non, di quel tipo di scheda non c'è richiesta. I prezzi sono alti quanto l'Nvidia, preferiamo Nvidia, te lo dico Esa proprio esattamente. spassionatamente. Beh, quindi sono contento che oggi venerdì, quindi live comunque tecnica su YouTube, bella da laboratorio, ci sia un PC insomma bello importante da montare oggi, bello impegnativo, che poi la cosa figa è che lo monteremo su un case che a me piace molto, perché È fissico. si monta veramente bene e stiamo parlando naturalmente di lui, l'Evolve X ragazzi. Oh, blerpa, te sto a marca stretto, eh. Allora. Perché, oh, Hack Games, l'abbiamo risposto, Abbassa se troppo distorto. basta, Ah, no? scusa. Riabbasso un altro, ma no, mi cagate il cazzo che non si sente. Ma è strillato, mo' distorce. Ecco, ti è così e così, ti è. Oh.
Li avete i Lian Li? No. Se le fanboy Nvidia? No, non è che siamo fanboy Nvidia, è che Nvidia attualmente è l'unica che ha schede di un certo livello sul mercato, seppur poche, perché in realtà se Nvidia il comparto delle schede grafiche è momentaneamente drammatico, con l'AMD neanche viene preso in considerazione, perché praticamente i fortunati che hanno potuto a vedere dal vivo una 6800 XT possono andare in giro a dire che esiste. Ti posso dire una cosa, ci ha contattato direttamente mercoledì Sapphire. Ahia, mi è piaciuto quello. No, ci hanno fatto volevano farci una proposta, fermo restando che probabilmente non guarda le nostre live, però... Meno male. Comunque, sai, diretto, insomma... Se ne poteva quantomeno parlare, il problema è che ho fatto, vabbè, ma voi a scavito e noi non ce l'abbiamo. Allora? Ho fatto, scusa, ma che troll. Da che mi stavamo a parlare? No, noi non ce l'abbiamo, non so quando mi arriva qualcosa. Dice, in effetti, dice, il nostro ufficio qui, questo che mi ha chiamato era quello dell'ufficio italiano, mi ha detto, effettivamente qua se non ce l'hanno scavito noi chiudiamo, non perché non possiamo vendere, ma perché non ci danno la roba da vendere. Ciccio, lo stiamo facendo adesso. Quindi? Me lo stanno facendo adesso, lasciamo stare, deve essere performante, il buon Fabio per Days. È vero Antonio, grande? Allora, vi faccio un piccolo riassunto, visto che ci sono tutti, la settimana è andata in questo modo. Chi ha visto la live di martedì avrà saputo che era una live su SnowRunner, ma c'è stato un intermezzo Days. Questo intermezzo c'è stato perché i bastardi russi ci hanno raidato. Ah, riavvia, io mi risolvo. E riavvia. Ci hanno raidato, mentre io stavo a giocare a SnowRunner, che cazzo, tutti a guardare, tutti, non era connesso nessuno, questi hanno umbrasato. Ho capito. Che sì. Cazzo umbrasi? E devi mettere Luca a piantone della base, dove fai i turni ormai. Tra un po' tocca fare i turni di vedetta, perché comunque è una bella base, è un castello, quindi la gente arriva da sotto e dice cazzo questo è chiuso, poi dice qua ci torno, vedi? E ci sono tornati, che sì, porco, ecco Luca, Giuda. Vedi, chiami Luca e guarda che foto c'ha Luca. Ci hanno, giustamente, Dotti Inge, ci hanno completamente svuotato. Allora cavalli tutto quanto, stasera è venerdì, andiamo a fare, che cazzo andiamo a fare ride, che c'è rimasto dubbi secchi, quattro grimardelli e dei colpi senza armi, che dove cazzo andiamo? Se la fa comunque poverate, Sì, ho detto, bisogna andare a lottare. Allora stasera, siccome siamo in tanti, stasera faremo due squadre, una va da una parte, una va dall'altra, una sarà capitanata da cavalli e l'altra sarà capitanata, non lo so. Devo trovare. L'importante è mandare a amici, Tizio e Fiorentini, tutti dalla stessa parte. Almeno possibilmente non col gruppo che è live. Beh, però così è squilibrata la squadra, io direi. Allora, ciao intanto Bennone, domandona, come fa Amazon a vendere le GPU ad un prezzo di basso? Quali? Quali? Non ce l'ha. Che se non ce l'ha. A oggi posso proprio fare il... No, non guardate... Non guardate solo la copertina di quello che dovrebbe essere con scritto non disponibile, quella è solo una vetrinetta che fa bella figura, poi ogni tanto ne compare una su 1,5 milioni di richieste, quindi di fatto è più... Sto Daze non è un gioco, Days semmai, comunque vabbè. Video vuole bloccare, è vero, il video vuole bloccare il mondo dei miner, ieri stavano dicendo, ciao intanto Mike, ieri stavano dicendo che forse Nvidia produrrà una scheda fatta apposta? PC per un Sanremo, oggi il caffè grande da Sanremo, grazie. Ce lo facciamo a breve perché l'abbiamo preso dopo pranzo, sì. Non perché non vogliamo accettare, ma se ci sale troppo la caffeina poi dopo, questo già è carico, se poi lo gasi troppo... Inizia a stare, se no non finisci più su PC, questo è vero Reluccio, ma mi sento molto confidente perché c'è un Evolve X con cui poter giocare. Niente, gli piace sto case. Ma perché sei monta da solo, dai, entra nei pezzi, e tu vedi tipo, vabbè te ne hai visto un cazzo e te dico faccio riferimenti alla televisione, non sai niente, non c'avevi la televisione Morello questo. Allora Amazon un collega ha shoppato due RTX, ma quando escono sì. Allora, avete ascoltato l'endorsement di Basement Tech anche a vostro favore? No, non so manco che cos'è l'endorsement, io pensavo una cosa legata ai cavalli, sai l'endorsement. Sì, è vero, Nvidia CMP dovrebbero chiamarsi le schede, quelle fatte apposta per i miners. No, io so che Basement Tech hanno parlato di dei negozi in generale, ci hanno messo tra quelli affidabili, se ho ben capito, però non l'ho visto il video. Yes, very nice. Piccola chicca, prima di iniziare vi voglio far vedere che oggi, con l'acquisto del mio nuovo telefono, mi hanno spedito finalmente gratis le... sarà pagata nel prezzo del telefono. No, non è vero. Le Buds Live. Devo dire che non sono male, l'ho provato a indossare un attimo, ancora non ho fatto il pairing.
Le dico, insomma, le scatolette, poi io le posso caricare dal cellulare direttamente, la cosa più figa. Non so se ancora che ti attacchi al Guarda, ti cavetto. faccio una confessione in live. Aia. Martedì, quando sono Aia. arrivato, lunedì sera, di Aia. solito metto il mio iPhone per la ricarica wireless. Perché mo le puoi vantare dopo anni, sì. C'ho la mia bella basetta. Sì. Ero stanco, insomma, stavo andando a letto e l'ultima cosa che faccio è mettere il telefono in carica. L'ho Ok. appoggiato, ma l'ho appoggiato tipo questa è la basetta, invece di stare così, l'ho appoggiato, stava così. Ok. La mattina sono andato, stava tipo al 25%. Ai. Ho detto cazzo, mo niente, torno al lavoro. Poi al lavoro qua non c'ho, non lo so perché non c'ho più il cazzo di cavetto. Dico, vabbè, comunque se sto attento mi dura. E mi è durato tutto il giorno. Però per un attimo c'ho avuto la cosa, ho detto, mo arrivo, gli chiedo a Stefano Se se. mi fa caricare il Però ho detto, non telefono. glielo chiedo perché il mio orgoglio non reggerebbe la botta. Che merda che sei, guarda. Distorce, so, alcuni dicono che distorce, alcuni no, ormai andiamo così. Le orecchie poi se affinano. Nessuno che mi si fila quando faccio le domande. Come no, Fabio? Rifalla, perché purtroppo se stiamo a parlare non riusciamo a leggere una cosa sola. 7210. È in e out, capito? Se parlo non leggo, perché poi guardo la cam, quindi mi perdo. Però lo posso leggere la tua domanda, eh? Anche che dipende che domanda hai fatto. Se hai scritto poco poco quando tornano disponibili le schede video, allora c'è già la risposta del perché nessuno te se fila. A parte che l'hai fatta, pensa, inizio live, Fabio, perché non c'è sta. Ah, eccola, mi ripeto, scusate. Si può sostituire chipset grafico cotto con un altro nuovo di una RX È 57? tecnicamente possibile presso centri specializzati, ma non ti varrebbe mai la spesa e soprattutto è un... dopo sono molto delicati, quindi se una scheda video ti si rirompe 99. Quando è così è rotta, poi mo non voglio dire. Ci dovete sta. Ci dovete sta, se è rotta la scheda, non è che tutto quello che si rompe è riparabile. Tecnicamente sì, il problema è che poi il costo per fare un'operazione del genere, il trovare chi te lo fa, supera di gran lunga il valore della scheda, senza Senza contare contare il che rischio, dopo che non c'hai la comunque è una cosa garanzia. riparata, cioè pure se grippi un motore della macchina o della moto, puoi ricostruire i pistoni, rifai le valvole, rifai le fasce, lo rifai pezzo a pezzo, spendi 3 volte il costo del motore da nuovo. Lo fai e poi magia, anche se lo rifai perfetto, da lì a 2 anni ci rimane a piedi sull'autostrada, la butti, quindi non ti conviene. Esattamente, spolliciate, bravi come dicono parecchi. Ragazzi, 9,7 invece del 9,6, come la vedete? Beh, se c'è il 9,6 di passare al 9,7, no. Nel senso che dipende poi se lo fai gratis o ci rimetti i soldi sopra, dipende quanti soldi ci metti. Stai, sei single core? No, quello generalmente villato il paraculato. Generalmente questo è Fabio. Fabio, non riesco a trovare un adattatore per MacBook Air per quell'M2 che ho shoppato 2 settimane fa. Ne ho comprati tre, ma nessuno è andato bene. Mi aiuti per favore? Non te so di Benny perché io per l'Air non so se serve, ne serve uno apposta. Noi normalmente quel tipo di cose li mettiamo all'interno degli iMac e lì ci vanno. Poi non so dirti sul Mac Air, anche perché se devi comprare un SSD per Mac Air nativo con quel tipo di attacco ti costa 6 volte l'SSD normale, quindi non so se esiste. Magari cercano uno specifico per Mac Air. Campagna arancione la domenica, e tanto tocca pure a noi, a breve. Che per caso pure il Lazio? Presentazione. No, il Domenica. Lazio no. Da domenica, meno male, perché io domenica devo uscire dal mio No, il comune Lazio hanno per andare a... detto di no, poi non lo so se lo fanno. Hanno detto di no, però, perché i valori sono più bassi e stiamo 0,95, rettilio. Allora, raga, intanto che si chiacchiera appunto di tutte queste cose, eccetera, eccetera. E Ma lo. perché mi volete vendere i processori di pinne piegate che non sei né il primo né l'ultimo, Samuè? Quanto mi date? Te do 10 euro. Allora. È facile fare undervolt, come no, Fulvio? Chiedi Alessio, esperto. Io intanto comincio a scartare un po' di cose, ragazzi. Qui abbiamo una Supreme 3090 e l'assemblaggio comunque richiede un certo Sì. tipo di impegno. Quindi, intanto che leggiamo le domande, Io io mentre leggo, se comincio. vuoi, posso preparare No, no, il tu leggi. presentativo. Leggo e Per basta. adesso leggi e basta, che è una cosa che tanto. Grande, grazie, intanto, primi. 2 caffè per voi, buon assemblaggio. Grazie, primi. Grazie intanto per la No, donazione. Benny, non so se esiste, cioè io non l'ho mai montato su layer, però esisterà uno specifico per layer. L'i3 per gioco in Full HD andrebbe anche bene il 10.100. Se riesci a prendere il 10.400 con una differenza di una cinquantina d'euro sarebbe meglio. 10.4 è bruttissima, il professore del momento. Te. Dove ti hai preso la 3090? Da L'avevo rubata. fornitore ufficiale MSI, questa ti dico era tra quelle preordinate ad ottobre, siamo a febbraio, però comunque è arrivata.
Siamo forti, Simo, c'è poco da fare. Ma i RAM di questo? I RAM di questo ce li dobbiamo poggiare, che non ci sono. Vedi, lo so, Robert, ultimamente mi è lento. È lento. Robert, ci abbiamo le schede video e c'è i RAM. Dai, su. Pesca quando ci vai. Non te lo dico, sennò poi dopo me la tiri. Vero. Vabbè, come li risolto poi per mettere la fibra in... Allora, Quintino, alla fine la cosa è stata questa. Abbiamo dovuto fare a nostre spese, quasi litigando col condominio, di straforo di domenica mattina. Io, me medesimo, praticamente da sotto al garage abbiamo creato una canala esterna per poter arrivare col cavo in fibra dal condominio, passando sotto al garage, entrando nel nostro negozio, perché ci siamo ricordati che noi sotto avevamo fatto dei lavori per mettere la messa a terra col mio grande zio Massimo. Questo per chi se lo stesse chiedendo. Abbiamo messo a norma l'impianto di questo negozio quando l'abbiamo preso, perché in questo negozio, tu immagina, nel 2014 tu prendi il negozio in affitto e dici vabbè, de base non c'era la messa a terra. Tu ti rendi conto, un negozio affittato senza messa a terra. Vabbè, ma la Tiburtina, sì, ho capito, quartiere storico, sì. C'è la cosa vicino, c'è la metro vicino, qua c'è tutto, fai sì, tutto sì. A piedi, sì sì, è vero, è vero, stanno i sorci, c'è tutto. Che case userete per questa build? È un Fantex Evolve X RGB, ma poi in descrizione c'è. In descrizione c'è scritto tutto, ragazzi. Costa 30,90, 2000 euro? No, questa costa 2500 euro. 2500 euro circa. Guarda, vi dico che ci hanno proposto, adesso senza dare il nome, ci hanno proposto a noi, ci hanno proposto delle 3090 PNY. Spara una cifra. 3090 BMW. A noi? A 2002 più IVA. 2 più IVA? 2 più IVA. Vero. Quindi io 2 più IVA. Siamo 2,5. 3000, vai, via. No, sta 2,6. Quanta dovenne? 2,8. Quelle ne devo prendere, però, dai. No, stiamo esagerando. Raramente dico di no quando propongo le schede video, però che stavolta ho detto sì. È troppo. No, c'è adesso un... Perché la televisione è arrivata alla rustica. Ah, Luca, stai a 3 km in linea d'aria da casa nostra, stai a fare quello che abita praticamente fronte Colosseo. Sta buono, no? Se t'affacci c'è il Pertini, e dai. Sono molti Tiburtini. Sta buono, su, dai. Allora, mannaggia la miseria. Bella la micciolo. Se vengo io vi do 5 euro, mi dà la 3090, io te la darei pure, ma non ce l'ho. Le 2070 non ci sono più? No, non ci sono e non ci saranno. Torneranno delle 2060. Ma l'avete visto il video che è uscito domenica? Se mi fate queste domande, no, non l'avete visto. Un mod, per favore, metta il link del video. Messa a terra fittizia. Mamma mia. Ho la donazione. Grande Nano che dice: Nano Designer, dopo due caffè. Dopo il caffè, due ammazza caffè. Grande Nano! Grazie, Nano. Grazie, Nano. Mi dico. E anche primi ce l'eravamo persi. Primi l'ho letto io. Primi l'ho letto, sì, sì. Allora, scheda madre ci ho messo. Se la drizzo e funziona, quanto vale il 38X? Bah, bisogna andare a ritiro. Se te lo vendi tu, capito? Mo ci abbiamo la 3090. Le domande sul 36 Fulvio puoi farla a Fiorentini, che ti saprà rispondere. Vita morte riguarda, di Milano. Da un volt è il CEO del 3007. Vero, Luca? Gli piace tanto sto termine. Il CEO. L'altro giorno mi ha detto che c'era il CEO tipo di che? Ma tipo il CEO tipo ma di... Ma sto dentro d'accordo. Luca, perché noi siamo fuori da raccordo. Luca è convinto e noi stiamo fuori. Quando lui praticamente va a casa nostra per far comodo, praticamente arriva sul raccordo e ritorna verso il dentro. De un pezzetto, ma sta dentro, mica capisce sta cosa. Lui si è basato solo sulla strada e fa lui. Luca, se non d'accordo, se, fuori. Se non te fidi, c'è Google Maps, geolocalizza e non mi rompere, giusto? Giusto, giustissimo. Allora, ma non c'era un'altra? Sì, c'è il secondo. Allora, raga, i pezzi che mancano di sto PC sono due. Sono l'SSD da 2 tera. Attento però QLC, eh? È attento QLC. QLC è molto attento, sì. Allora, c'è quello da 2 tera che non lo mettiamo perché non c'è, ci arriverà lunedì perché tarda e quindi ciccia. Intanto lo montiamo così, tanto non cambia nulla alla fine dell'assemblaggio. E le RAM. A livello di cavi, a livello di nulla. E le RAM. Vero. Quanto costa questa 049? Mesa 380. 312 la 3090 Supreme, questa adesso sta a 2.590 euro. Sentite male,
in aggiunta. E sul gong me ne va. Sul gong me ne va. Oh, questo che c'è sta qua, sta roba non mi serve a niente. Questa non mi serve a niente, questa per il momento la posso togliere. Oh, va, c'ha ragione, Boni, che stiamo sotto, vero, vero, vero. Quanto può valere una 3090 Master Aurus? Dipende, nuova usata, perché nuova può costare pure 2004, tra i 2004 e i 2000. Guarda, adesso cioè, sta impegnato, però aspetta, fammi capire. Tra i 2003 e i 2005, insomma. Di che stiamo a parlare? Ah, sì, guarda, della questo qui stai conto dalle 6 in poi lo prendo. Oh. Che bisogna fare con una scheda Mare H270? Comprare una nuova? Che vuol dire che bisogna fare? Ieri Stefano, quello là. Stefano, dove è Stefano? Sì, si chiama così, hai detto. Stefano. Si chiama così. Non so come dire senza Stefano. E la Madosca. Il computer per mio figlio, sono innamorato di Stefano. No, sta buono, vai. Oh. Che scrivere Fabio e Stefano sui vostri PC? Io c'ho, vedi, lui c'ha una 3080 e c'ha una 2080, che io sono più oculato nelle scelte, lui è uno spendaccione. Sì, vero. Comunque sto fatto che c'è la scheda tutto dentro la mia non mi piace per un cazzo. Vabbè, ma se per questo c'è tutto meglio da lui. No, c'è il stesso processore, stesse RAM, stesso tutto. Io c'ho l'Acer. Beh, che è superiore a... Beh, 360. Ah, sì, è vero, ma a me perché non mi entra. Non ti entra, che vuoi fare? Che vuoi fare, amico mio? C'ho la 3080. Alessandro, vedi, 5.000 euro conviene aspettare la Z590. Perché tu pensi che la situazione cambi? Non soprattutto è... l'hai visti i prezzi dei 5.90? I 5.90 in realtà non sono... Cioè, stanno più o meno lì, no, quelli che c'erano le 4.90 appena uscite, ma non sarà quello che ti risolve la panacea di tutti i mali. Il problema è che manca le schede video. È quello il problema. Ma stiamo sempre là. Questo è backplate. Come capisco, se non hai in buono stato, quanto mi può durare? Fino a che le temperature non salgono perché ti si rompe la pompa. Quando salgono una durare stecca... anche 30 anni, non è detto. Dovrei fare un PC da 1300-1400 e scavito metto una 1660. 1660 e sto. Guarda, poi a fine febbraio, marzo, inizio marzo ci arriveranno le 2060. Che magari stanno facendo una cosa un po' culata, ci riesci pure a infilare una di quelle magari. Dici? 2060. No, non gliela fa. E dai, 5-600 euro, no, 800 euro c'è per resto. Non gliela fai! Ma magari metti in 5, ma non gliela fai, chiedi. No, perché vedi, non hai pure tu, non hai visto il video mio, l'hai visto? No, perché sennò non lo diresti. Io l'ho detto quanto costerà la 2060. Ah, quanto costa la 2060? Me lo ricordare, aspetta. Non lo ricordavo ancora. Tu sei visto il video tuo? Sì, me lo so visto, tra le 5.50 e le 600. E beh, c'è 600, se quello dice 1.300-1.400, 600, c'è 800 euro, resta il PC, ce lo fai. No, ha detto 1.300-1.400, quindi famo 1.400 perché già che volevo... 1.400, okay. La risa è 800. 800 sì. Ci rimette, che il alimentatore 150 euro, scheda madre 200 euro, processore metti in 5, 10 e 4, ma pure il 10 e 6, grazie al cavolo, ma pure il 10 e 7 F costa 3,80, alla fine ce lo riesci a schiaffare. Eh sì, poi mettiamo il case alimentatore Mars Gaming, ho capito, ho capito, parte devi limitare, la banana, la banana ci manca, è sì, vero. Sì, effettivamente il potassio. Il potassio scarseggia, infatti. Ma perché quando sono uscito mo ho comprato? Infatti, perché hai comprato usciti i mandarini e non hai comprato? Dopo pure la banana. Invece la banana è pulita. La banana è pulita, la banana magni, non te zozzi niente. Vedi? Mi stai a perdere i colpi una volta. Eri più fruttivero. Però pure te quando sono uscito, mi hai detto via tu banana. No, è vero, ci abbiamo perso un po' il ritmo con il banale, dobbiamo riprenderci la mano, Ti giuro se lei la passa. No, non può. Pronto si fixa? Non è pronto. Non è pronto. Io tengo stretta. Vabbè, la 2070, ottimo. Sì, poi raga, per chi fa ragionamento alla Civita, cioè mi vendo tutto perché sono figo, perché Civita adesso questo sta facendo. Mia moglie dice però quello che non capiscono i Civita è questo. I Civita è un gruppo. È una setta. Welcome to the Civita. I Civita sono quelli che hanno studiato tanto e si credono più furbi degli altri. Attenzione, la stoccata finale. Allora, stavo dicendo, il Civita Medio adesso che pensa? Lui dice: io sello Civita Medio, è una razza. Ho capito, come lo chiama?
L'utente, l'utente medio. Allora, il civita medio in questo momento pensa a stellare perché dice genero la plusvalenza. Però siccome il civita medio non sa vedere al di là del proprio naso, attenzione, c'ha un problema poi con il re immagazzinare, perché dice io intanto sello, però poi ti sei scordato che a un certo punto devi riacquistare. Siccome questa situazione non è temporanea, o meglio, è temporanea ma ha una durata lunga, non è una cosa che dice così per un mese monetizzo, aspetto e compro. Così magari serve. Perché lui ha pensato non mi serve per i prossimi 7-8 mesi, posso farne a meno, perché effettivamente c'era 16 computer. Sì, questo è vero, però tecnicamente... Grande villato! Grazie, però tecnicamente dopo ti devi anche ricordare che devi acquistare, come ha detto Blurp, cioè, giustamente io potrei generare una plusvalenza con la 2060. Vabbè, che lui ha preso adesso, certo, potrebbe rivenderla usata a 200 euro in più di quanto l'ha pagata nuova all'epoca, certo. Però poi dopo quei soldi che tu c'hai in mano, che ci compri? La ceppa te, no, dipende se ti serve o meno, nel senso, se sai che adesso Agata... Avete letto Agatha Christie? È un bellissimo, comunque si racconti. Le banane, vedi, le offre. Dicevo, se sai che per il momento non devi comunque sia utilizzare, non ti servono, ne puoi fare a meno, ti sei reso conto che comunque adesso la tua vita è only solo moto, compriamo pezzi di moto, compriamo pezzi di moto, a questo punto comincia a vendi, ha cambiato hobby. Prende, vende schede per comprare parabrezza. E puntali, sì, manovole riscaldate, guanti, caschi, palaschiena. Comprate il puntale, perché a Roma ha detto se prendi in sassetto si potrebbe bucare la coppa dell'olio. Ho detto, ma se ce fai sterrato, cioè, vabbè, che ne so, magari ci San Pietrino, amore, se sta a San Pietrino, dove va a finire addosso la coppa dell'olio. Dove è Cucciardi? Io devo parlare con Cucciardi. Perché vuoi parlare con Cucciardi? No, ci deve essere una cosa, che determinati tipi di moto non li possono portare determinati tipi di persone. Ci saranno... In realtà diversi tipi di patenti non dovrebbero essere dati a diversi tipi di persone, però... Ci compro il bauletto ma la 750 GS. È convinto la sua vita, adesso sarà in sella da moto. No, adesso gli manca sto cazzo del bauletto. Io comunque ti giuro, dopo che avrà finito, io gli compro un sacco a pelo per il prossimo compleanno a Luca. Ti giuro, adesso lui c'ha moto, bauletto, sì, borse laterali, sì, puntale, sì, giacchetto estivo, giacchetto invernale, guanti estivi, guanti invernali, pantaloni estivi. Se comprate il casco e c'ha l'interfono, casco con l'interfono per andare in giro da solo, perché metti con chiamate nel frattempo. No, per sentire il navigatore. Porta navigatore? L'ha preso? La piotta che porta navigatore? Mezza piotta che porta navigatore? Io gli ho detto, Luca, se poco poco non mi mandi una volta a settimana una foto che sei in un posto d'Italia diverso ogni volta, ti giuro ti buco tutte e due le ruote. Tre, perché c'era pure quella del tuo. Sì, pure, via, aspetta, del fatto. Allora, vi posso contattare? Sì, ci può mandare una mail, Emanuele. Una mail per farti fare un preventivo. Allora, questo qui è tutta la cosa dell'Evolvix, la scatolina con i supporti per i dischi meccanici, la posso togliere. Gli manca il coprimoto, sì, gli manca il cavalletto, ma tanto c'è quello centrale, gli manca il caricabatterie nei mesi invernali. Che manca un sacco di cose ancora, voglio spendere i soldi. Il nuovo PC 35 anni non lo venderei mai. Ma raga, io pure c'ho la 3080 a casa, è normale che per quanto io l'ho presa, diciamo, sono stato tra i primi a prenderla quando è uscita, quindi l'ho pagata al primo prezzo. E se comunque sia la vendessi oggi, ci potrei fare una plusvalenza da almeno 500-600 euro, no, 600 no, 400-500 euro. Non lo faccio, ce lavoro, la uso, ce gioco, mi serve, cioè, poi se la vendo lo so che sto senza. A meno che dici, sai, il PC, che ne so, me sto sposando, il PC, mi è nato un figlio, mi sono fatto il cane, ho cambiato lavoro, mi devo trasferire, una cosa e un'altra, non mi serve più, te lo riporto, cioè me la rivendo, e capitalizzi. La 0490, sì, supporterà le CPU di undicesima generazione, assolutamente sì, Alessandro. Ho un distributore a liquido, dovrei pulire. Che vuol dire un distributore a liquido? Only one o hai un custom loop? Ce l'ho il coprimoto, guarda come è scritto, ce l'ho. Guarda, manca lo Zanichelli però, ultimamente te perdi le H. Guarda come è scritto, ce l'ho. Ho detto, ce l'ho il coprimoto, guarda come è scritto, ce l'ho. Ma l'ha ritirata questa cazzo di moto? Poi l'hanno tipo martedì. Mamma mia, non vedo l'ora, almeno finisce sta storia. Ma ce l'ho, puoi scrivere così, ce l'ho il coprimoto. Stai, dalla regia mi chiedono 1060, 3 giga in permo, da quanto la valutate? Mezza piotta, che te do. Buon pomeriggio a quasi tutti i componenti. No, sto scherzando, sono stato aggressivo, però comunque sì, è usata, non c'ha garanzia, io la devo rigarantire. C'è sta comunque sia un discorso di rivendita, IVA da calcolare, eccetera, eccetera.
IVA, traduzione imposta sul valore aggiunto, perché per chi non sapesse che IVA non è la Zanicchi. Alessio, se non ci devi giocare bene, perché con la 760 oggi che c'è giochi? Allora, qua c'è il fantastico case, io comincio a togliere le prime paratine in vetro che le ho qua, va, lo porto lì già scarno. Ah sì? Sì, perché no, lì siamo stretti poi. Ma vuoi che ti preparo almeno un alimentatore? Niente, oggi non me lo fa toccare, oh, non me lo fa toccare, va bene. Non le tocco. Tu segui loro. Cavalli, ho bisogno, visto che sei live, ho bisogno che mi suddividi i due team che andranno nelle rispettive basi militari. Cavalli, squadra rossa e squadra blu, vai. Squadra rossa e squadra blu. Ci dobbiamo portare appresso, Cavalli, gli elementi con i quali verrà la live migliore. Quindi saremo io, te e dall'altra parte chi mandiamo? Io dividerei il team Tizio. Io porterei Alessio. Beh, guarda che Alessio è d'accordo, è Tizio che non è d'accordo. Lo so, perché Tizio poi si sente solo, tipo Winnie the Pooh, sacchiotto. Fiorentina alle 7:30, a quella stacco. E che dopo, capito, vuole passare dopo. Vuole passare, per sì. Perché dopo che viene qua c'è Tizio, che fai? Mamma mia. No, alle 7:30, forse alle 7:10, giusto, perché me devo preparare da mangiare, sennò poi dopo stasera. Ah, devi preparare da mangiare, te brucia quando devi preparare la mangiare, stasera, eh? È perché stacco prima di me. Eccolo qua, ragazzi, scarno, tutto nudo, tutto spogliato come un verme, il P500, sì, P500, l'Evolve X, te piacerebbe, Ale? Amici, io Alessio non lo voglio. Ah, devi venire a pià il caffè, mamma mia, comunque stanno... Sì. Non mi fai essere cattivo. Oggi no, non ti faccio essere cattivo, Cavalli. Però, siccome che tu hai potere decisionale, mi devi suddividere i team. La bellezza. Guarda che bello, tiè. Fai così. Vabbè, se, tanto se non vuole suddividere Cavalli, suddivido io, non è un problema. Io ho incrociato l'interesse di due miei amici e un mio amico ha fatto comprare la 2060 MSI Gaming Zero a 2,50. Questo poi si è venduto da 1070 a 190 euro. Ma questo stiamo parlando di tempo fa. Intanto, grande Wilkins, il nostro amico della mette. Grande Wilkins! Quanto potreste valutare una 3070 Zodiac Twin Edge? Capirai! Ma l'hai presa da noi? Allora, già è finito sto PC, raga. Cioè, già si è montato da solo, guarda. Guarda, cioè, manco una vite ho messo, guarda. È fatto, guarda. Ci devo pensare, Venti. Le squadre le faccio a sorpresa stasera. Potremmo anche farle random. Mamma mia, sai che figo, le faremo su randomize. Capirai. È figo stasera, perché no? Sì, tanto sì. C'è qua la mezz'oretta, sempre dobbiamo aspettare che il server restart. In quella mezz'ora fa meglio le squadre. Saluto veloce, raga. Why not? Gesto. Guarda, Ciccio, io in base al team decido se logga o meno. Ciccio. Cioè, tu ormai sei parte dello streaming, non puoi mollare così. Parte della giurma. Potrebbe capitarti, che ne so, potrebbe capitarti io, Cavalli, Ross, mio fratello, e potrebbe anche capitarti il trittico, compreso tra amici, Tizio, Fiorentini. Bene, probabilmente vanno a finire tutti e tre nella stessa squadra, è difficile. Sì, effettivamente sì. Quindi se il team Tizio sarà diviso. Sarà diviso. Te lo dico, non mi separi. No, non te separi. Questo è un problema tuo. È un problema della randomizzazione. Non mi fido di voi. A che ora giochiamo? Alle 9:30 siamo live. Forse anche noi qua. No, che giocate? Civita, lei stasera si palesa? Oppure fa come al solito che entra in Discord mutato, entra e fa finta di stare dentro mentre gli altri ci sono e lei non c'è? Poi se muta come. C'ha sto vizio del cazzo. Ma se muta perché? A parte che io devo capire. Loro cosa cazzo fanno? Perché io mercoledì sera sono entrato alle 10:30 abbondante. C'ero solo io, dico, non c'è nessuno. Io tempo che sono entrato, sono passati 15 minuti, sono abbracati Tizio, Fiorentino, Anamici, Cavalli, Ross, Civita mutato. Eravamo 15 a un certo punto. Fatto, ma che state aspettando tutti a me? Ma c'è nessuno, c'è un cazzo fa. Poi c'è qualcuno su Dez, che così fanno, sì, eh? Sì. Nessuno entra, però, eh? Sì, non gli va a destare da soli, non gli piace. Pascolano nel buio. Mamma mia, stanno là. Io immagino Fiorentini che sta ogni tanto. Fa, fammi vedere. No, su Dezzi non c'è nessuno. Continua a sbarare. Fammi vedere. Oh, aspetta, sì, entravo Tizio. Sì. Mamma mia, di spazza piscina. Vede, di che stiamo a parlare?
spazza PC, che è PC spazzatura, che? Ma grande piegatore. Grande piegatore. Lo shoppa. Ed è certo, dai, su, shoppate sto cazzo la Daisy, dobbiamo essere in tanti. Dobbiamo dominare il server. Questa è, guarda. Allora, scusa, piegatore, un saluto veloce, raga, Kitta tu caffè. Grazie piegatore, ci riacchittiamo a breve, grazie per essere passato. Grazie. Grande piegatore, grande, grazie. Il piegatore ci abbiamo in piedi un discorso. Sì, lo so, me l'ha mezzo accennato. Me l'ha mezzo accennato. Che vuole cambiare piattaforma. Brutto come colpo. Come mai vuole cambiare? Per brutto colpo per chi? Per AMD. Allora, giustamente, quando poi prendi un PC ti dà problemi, se no fai tipo Cucciardi. Cucciardi l'altra sera stavamo su Daisy, si era avviato sei volte, tutte le volte non lo sentivi più, e rientrava, mi sarei fatto Cucciardi. No, no, non torna in tele, questo cammina troppo. E ti ho capito, ma è come se tu c'hai la moto, ogni 20 km rimane a piedi. Cioè, però va troppo bene, ma troppo bene, ma non rimane a piedi, cazzo. Capito, no? Non lo vuole capire, niente. Fiorentini da AMD Aro che dice piegatore, bravo piegatore. Perché Fiorentino ormai ce l'ha nei piani che il suo prossimo passaggio sarà quello di arrivare, di andare su Intel, sono sicuro di questa cosa. Per chi non ancora, no, lo so, Kira, stavo scherzando, è una battuta. Secondo voi posso vendere una 650 Super usata due mesi a 300 euro? Ma non lo so, calcola, noi le vendiamo nuove a 330 della Asus TUF. Senti che tocco. Allora no, non la puoi vendere a quel prezzo, mi dispiace. Tostarella, no, può essere pure che gliela fai, eh. Se ti trovi un amico chiamato Tonnarello, allora sì. Ma sbragare, ha già sbragato sei volte, Bleppa. Ha sbragato tutta, alla fine si è sbragato una cosa sola. Ha detto, senti, mi sono sbragato... Basta, cambio computer. Ma Alessandro, i passi avanti sono innumerevoli, perché a parte è uscito tempo fa dall'Alfa, è andato in beta, poi da quando se l'è shoppato Bohemia Interactive, ovviamente il gioco, cioè l'altro giorno è uscito un paccione grosso che ha modificato un sacco di cose. È comunque un gioco molto giocato, è tornato in voga su Twitch, è molto streamato grazie poi alla community dei modder. Questo è quello che avviene principalmente. Noi siamo su un server che è lievemente moddato, che risolve i problemi che il gioco ha di base, che non sono stati risolti nel corso degli anni, però che ti dà un'esperienza, diciamo, simile a quella del gioco originale. Il problema è che questo cazzo di server è pieno di russi. E chiunque ha giocato online sa che i russi sono un problema, vero Ste? Vero, i russi sì. I russi sono dei fan cazzotti a bestia. Sono fomentoni. E niente, fanno un macello tutte le volte i russi. Poi sei i primi che cominciano poi a far cazzate, perché praticamente a un certo punto il cervello gli scapoccia. Quindi ti cominciano a fare... raid tipo a vita persa, queste cose così, capito? Noi calcola ci hanno sfondato male. Per sfondare quello che Cavalli aveva fatto lì è una cosa premeditata, non è una cosa acchittata così. Certo. Lì sono stati. Ci hanno, pensa che bastardi, ci hanno raidato al momento del wipe. Quindi c'è un wipe ogni 5-6 mesi. Loro al momento del wipe, che i gestori del server stanno lì a ricaricare mod, a sistemare cose. Loro sono entrati perché sanno che in quel momento c'è più possibilità, più instabilità. Magari, che ne so, la porta c'ha una difesa che normalmente è 200, se in quel momento è 50 perché manca la mod, loro in quel momento in brasa. Vedo? Sono un po', come dire, svelti. Guarda, è bello, raga. Montato tutto già, c'è Jack e Ball Manager inventato. Tiè, finito. Ecco qua. Che io vedi. Fatto. Allora adesso. Ma adesso ultimamente t'ha preso a non mettere più il monoblocco, ma fai ok questa inversione tendenza. Io cambio, perché la gente, se mi comincia a emulare, non gli do punti dopo di dice, riferimento. Ok, questo è il sistema Stefano. Gli devo dare punti di riferimento, capito? Perché sennò la gente mi copia. Dopo è un problema. Allora io, per non farmi copiare, devo essere... Ma chi è che mi stava di che Power portava Daisy? Chi è che mi ha detto questa cosa? Non lo so. Allora, Power stava a giocare a Rust, non a Daisy. No, me l'hanno detto questa cosa, non mi ricordo chi però. L'Admin mi ha risposto, non te lo dico, ma non credo, amici! Però mi ha risposto di spam. Oh, allora, alimentatore 8,50, questo è l'RM 8,50i
di Corsair. Oggi vi faccio un assemblaggio del certo livello, cioè tutto preciso. Sembrava un canale serio quando famo queste cose. Ah, ma ha risposto ieri, mo dopo glielo. Ma ha risposto ieri, mi ha chiesto maggiori dettagli, non me ne sono reso conto, mo dopo glielo. Io te pisto proprio. Allora, qui ci abbiamo PC Express, me ne servono 3. E questo qua infatti è l'altro PC Express, e quindi ce ne abbiamo 4. Poi oggi non mi sta a fare un cazzo, cioè se vuole fa tutto da solo. CPU, sono abituato perché scusa. No, ma perché ti ha preso CPU così sta storia? Ma io così mi sento proprio inutile. Tu devi seguire la chat, perché se famo in due tu poi riesci a fare una cosa per volta, mezza cosa per volta, quindi dopo nessuno legge. Ah, Shroud porta legge. Scusa cavalli, mi sono confuso. SATA, che ci serve il cavo SATA, basta. Non ci dovrebbe servire nient'altro. E questo. Boh, attacca. Magari si risponde solo. Ce l'hai scritto? No, ciao, grazie. Attacca. Oh, questo. Ma amici, hai ragione. Ma tanto ormai è andata così, non è che possiamo. Oh, allora. Adesso ritorniamo a noi. Mi fai mettermene dentro sul radiatore? No. No. Allora, posso fare due caffè? Mi fai fare qualcosa? Mi sto annoiando! Cacchetta a due caffè, dai! Mamma mia! Allora, questo. Ragazzi, ecco. Questo. Alimentatore. Bella scatola di vita. Quando lavori così ti senti una persona pulita, capito? A te è quel case che ti ha fomentato. A me piace perché c'ha un sistema di montaggio che mi ricorda molto come io tengo la gestione, tipo, che ne so, della mia casa. Molto schematica, molto pulita, molto preciso. Patate, piselli. Capisci, no? Quindi tu schematizzi. Schematizzi. Mamma mia, le. A voglia. Ti ho detto, ti dà questo senso di precisione. Dici, ammazza come si lavora bene. Fossero tutti così, sto lavoro sarebbe prente. Avete visto la storia su Instagram che ho messo stamattina? Ah sì, che c'era quello che assomiglia, che era il fratello di Tizio, quello piccolo. Che è il sosia, no? Ci assomiglia. Non puoi capire la gente che ci ha spammato i commenti in privato. Non è il P500A questo. Ma Fiorentini, di questo nuovo look di Tizio, che ne pensa? Niente, che praticamente ieri ha chiesto chi fosse, perché non ha riconosciuto. Allora, qui abbiamo l'alimentatore, quindi l'8 pin CPU e il 4 pin CPU, che questi ovviamente facciamo entrare. L'8 pin e il 4 pin. Ah. Sto a fare una live, raga, bella. Okay. Però dopo quando. Ah, tu non stai su, io pensavo che stavi a Tesla. Ecco qua. E questi l'abbiamo messi. Oh, quanto ti piace la roba Fantex, este? Mamma mia. T'ho detto, è molto schematica, si lavora bene. Sembrava pubblicità, quella che fa. Io non lascio niente al caso. Fatta bene. Da poi oggi la sto a fare proprio con le inquadrature fatte a faglia. Posso mettere sta mezza bustina? Mezza bustina di caffè, sì, dai. Mezza bustina di caffè, poi sono io, no? Sì, vabbè, perché se no non mi capisci. Deve partire il pacco per essere spedito. Allora, queste sono quelle per la scheda grafica. Quindi le metteremo qua. Io sto qua, tengo scrivente per scroccare il tuo caffè. Come faccio a ragionare il BIOS da chiavetta con il tastino? Dipende perché marca di scheda madre, Samuele. Questo e codesto. Senti, io te lo devo anche bere? Ah! Ho capito, poi sei fredda. Vabbè. Che sei cavalli e tu bevi freddo. Io tiepido. Un ottimo caffè gioia. Eccolo qua, il caffè che non ti annoia. Non fate come Tizio che mi ha ribaltato una tazzina veramente per terra davanti al secchio.
Non lo so, altre su questo devi chiedere a Cavalli, che è molto più... Ma anche il caffè mi fanno bene. Prontesi fixo. Quanto brucia la lingua questo caffè, guarda. Se è una Unify, praticamente devi creare una chiavetta fatta 32, sì. Samuele, ci metti solo il file del BIOS, non la cartella, il file del BIOS, rinominandolo msi.rom. Lo lasci lì dentro, spengi il PC, infili la chiavetta, premi il tastino per circa un secondo e lasci. Il PC si accenderà e quella chiavetta comincerà a blinkare. Fino a che ci metterà 5 minuti, forse pure di più, fino a che non te si spenge e dopo se c'è già il processore montato, ti andrà a video. Grande Marco che entra nei fingeronati. Ho capito il caffettiere, ma manco e te peli la lingua però. Sì, magari sì, abbiamo sentito Giulio di questa cosa, speriamo. A ragionare il BIOS, se devo mettere la chiavetta per forza in uno slot USB flash BIOS, va bene uno... Allora, se la devi aggiornare con il tasto flash BIOS button, va per forza su quella presa. Se invece la devi aggiornare normalmente entrando nel BIOS, va bene qualsiasi presa. Oh, torniamo a noi. Torniamo a noi. Inseriamo l'alimentatore all'interno. Sai che legge il caffè tiepido e Cavalli lo beve così, penso. Ma io pure non proprio bollente, infatti mo gli ho data la prima sorsata, mi sono pelata lì. Si può essere caldo, Cavalli è quello stiepito. Sì, ma manco bollente, sì, Cavalli è quello stiepito che lo mentre lo bevi dici in altri un minuto e mezzo non avrei più bevuto perché è freddo. Sì, effettivamente. Va bene se riesco a ad agganciare i due cavi della CPU. Ma la linea com'è andata sti giorni tu che hai streamato? Perché allora ieri bene, no ieri bene, quindi forse hanno risolto, perché ieri è andata bene, non c'ho avuto drop, quindi in teoria dovrebbe... Oh, guarda stasera, eh? Stasera come si fa a shitteria su Amazon? Speriamo di no. Bravo Maglio! E poi in realtà se faccio una puntata di shitterie il pubblico aumenta. Sì. Allora, qui ci siamo con i cavi della scheda grafica che io farò passare prontamente avanti dal comodo slot che possiamo trovare. Ma che lavoriamo avanti? Anteriore, possiamo andare a trovare lo slot della parte anteriore e possiamo ricavarne i due cavi che usciranno da questo pratico foro che ci consentirà... Laviamo il tappo. Allora, se è un cazzo in lupo... Oh, ammazza però, oh! Calcola, se ricasca la linea spegni il telefono, cioè, che cazzo, sei uno che ha provato 10 volte te devi pure arrendere una certa. Marco ha fatto il fondo. E allora vaffa frega, eh. Questo PC è più costoso dell'inizio. Sì, ma io vi posso dire che... L'avete visto il video? Ve lo continuo a dire. La roba costa... Sì, stasera DayZ qui. Allora, la roba costa di più, non c'è niente da fare. E la tendenza non è a ribasso. È questo che non volete capire. Che la gente dice, come il signore che abbiamo prima, uno fa... Vabbè, dai, tanto io non devo fare adesso il PC. Cioè, ho ancora un mese e mezzo. E tra un mese e mezzo, fidati che è... Stiamo da capo a due. No, è peggio. Sì. Secondo me è peggio. Ok, ma comunque qualche scheda sfusa di quelle in più la vendiamo. Cioè, per esempio, vi posso dire, ci stanno arrivando a un prezzo folle delle 4 pezzi di BMY 3070. Noi due le terremo per le build e due sicuramente le caricheremo su Amazon, sul sito. Quindi non è che non le vendiamo, le vendiamo. Non le vendiamo tutte quelle che ci arrivano. Prezzo, lo dico, sarà folle, per folle intendo poco sopra i 1000, che questo se giro l'avevo pagato proprio un botto. Allora, un cazzo loop, il waterblock della Corsair è un led difettoso. Mi sono accorto che il cavo di alimentazione del led è bagnato, ma non di liquido. E se non è bagnato di liquido, di cosa è bagnato? Di liquido. Esatto. Non ci stanno altre alternative, a meno che non è leggermente unto, e quello potrebbe essere un grasso che è stato messo per favorire la rotazione del connettore, del fit. Devi quindi essere sicuro che sia una cosa oliosa. Ma Samuele, in realtà più che il giorno dipende dall'orario, perché praticamente noi tutti lavoriamo qua tutti i giorni e che ci incrociamo per poco, però ci siamo.
Poi vabbè, in realtà non è che abbiamo chissà quante, cioè io a oggi vi dico c'ho una 3080. No, non è vero. Una 3080. Quando arriva? La Ventus. Ah, la Ventus. Ok, non è quella nella 3080. No, perché non l'ho vista l'altro giorno. Tanto ormai stiamo, lo sai, c'è il ripiano della roba nascosta. Lui quando lo chiamate per chiedervi, ma che aspetta un attimo, lui va dietro, guarda quello che c'è su quel ripiano è quello sellabile. Ormai ha imparato. Sì. Va bene, Samuele. Ma guarda, stamattina chi era che mi ha detto un cliente, io per avere un PC con una 3080 disponibile, alla fine ho preso un MSI preassemblato e l'ho pagato quasi 4.000 euro. Però nel preassemblato magari ancora ti salvi. Allora Rob, vabbè, la domanda hai fatto, la domanda madre. Io ti posso dire, su YouTube ci sono un sacco di video recenti fatti da canali seri che ti spiegano come stendere la pasta termica, e ti dico senza falsa modestia che noi dopo anni di lotte praticamente abbiamo talmente, diciamo, creato questo sistema, talmente utilizzato negli anni, talmente le persone hanno iniziato ad utilizzarlo, talmente anche alcuni YouTuber hanno cominciato ad utilizzarlo, che ad oggi chiunque ha fatto un video riguardo questo argomento non ha potuto non includere anche il nostro metodo. Poi ormai vabbè, è iniziata ridendo, questo ormai è il nostro marchio di fabbrica. Sì. Non si può non fingeronare. È gioia, no gioia, Samuele. Vabbè, ma lui è comunque sta nei marchi. Sì, ho capito, sta nei marchi, però che vuol dire? Non è che sta nei marchi, non so, ho capito, che fatica. Comunque siamo quasi 300, ci sono solo 104 like. Attenzione, allora che dobbiamo fare? Va? Che vi pesa il ditino? Non è difficile, c'è un pulsantino con un pollice verso l'alto, costo zero. Se voi lo premete magari il video potrebbe andare in feed, non voglio anche perché dire. Guarda che stiamo a montare, guarda che cavolo. Non è che dici, sai, stiamo montando il PC de nonno. Anche se il PC de nonno comunque sia un accio, Dissociare, ma ti può pure dissociare, tizio, ma premi like. Ah, con lui avrà messo il like, no? Se, che volevo dire, ragazzi, visto che siamo così tanti, naturalmente un piccolo sponsor per andare a mettere anche un like, qualora adesso ci avete il tizio, dito favore, on fire. Te lo dico prima, già hai capito cosa sta per dire. Recupera il link, per cortesia, grazie. Andate a mettere un bel follow al nostro canale Twitch, dove streamiamo molto di più rispetto a quanto streamiamo su YouTube. Facciamo prevalentemente contenuti gaming, ma se non vi interessa il gaming, comunque il martedì facciamo una live analoga a questa sull'altra piattaforma. Sì, poi spesso ci sono dei contenuti spot che esulano dal mondo gaming, tipo vedi la puntata di Citterie che ormai, diciamo, ci ha resi famosi, ma anche spesso viene fatto dalle mie manine un assemblaggio serale il martedì, quando siamo belli pieni di lavoro. Lo capite dal fatto che martedì sera mi sporco le mani. Quindi ci sono, possiamo dirlo ufficialmente, sì, il numero di assemblaggi su Twitch è maggiore o uguale a quello di YouTube. Sì, sì, absolutely. Oh. Poi ci sono anche alcuni assemblaggi bonus, tipo l'altra volta Stefano ha architettato con Rosso un assemblaggio a distanza mentre lui lo guidava, è venuto a fare una cosa carina. Sì. Tutti questi sono contenuti che se non seguite Twitch non li vedete. Ragazzi, pronti con il fingerone, cosa che comunque sia, tanti di voi diranno, ma che cos'è il fingerone? Fingerone, this is fingerone. Non metta a fuoco. Eccolo qua, il fingerone, ok? Lui. Fingerona adesso, in questo momento. Vai col fingerone per chi può, perché su YouTube si può, basta essere fingeronati, ovvero abbonarsi al canale YouTube che vi dà l'accesso allo sconto su tutto il listino disponibile sul nostro sito del 5%, raga, praticamente con 2,99€ voi potete abbonare, quindi oltre a dire vabbè ho offerto un caffettino, vi prendete il link, quindi il codice sconto, che se dovete comprare qualcosa vi fate praticamente lo sconto del 5%, mica male, no? E quindi potete anche spammare il fingerone. So sexy. Eccolo qua.
attenzione, ci abbiamo Tale, San Amici, URC. Sono pochi sti finger nati su YouTube, eh. Beh, sono quelli non so quanti sono in realtà. Sono meno della metà rispetto a quelli che stanno su Twitch. E si va. Non c'è il Cucciardi, quello starà vendendo F1200GS, lo dico io. Ha un Civita. Fatemi vedere che qualcuno fingerona. Che qualcuno si fingerona, che qualcuno followa Twitch, perché non ho visto neanche uno. Cioè, io ho detto, ragazzi, seguiteci su Twitch, neanche un follow. Se qui siamo 300, dai su, ragazzi, dai. Tutte le volte sta diventata la campagna, mi sembra Giovanna d'Arco, uno sforzo infinito. Dai, su. No, il bello è che non abbiamo mai dovuto dire a nessuno mettete il follow su YouTube, sabate su YouTube. Invece al contrario è un continuo. C'è questo astio verso la piattaforma. Mannaggia. Che è una cosa incredibile. Comunque te posso dire, ormai è assodato sto fatto, eh. Sì. Sì, ma però per farti un esempio, oggi Enrico Mentana ha fatto un post in cui si diceva che hanno aperto, grande Malavitz, che in cui veramente diceva hanno aperto non so chi che cosa per parlare appunto di attualità, un canale su Twitch. Quindi Enrico Mentana ha detto andare sulla piattaforma di Twitch, ormai Twitch è sto canale, lo conoscono tutti. Non è, mi puoi dire, ah, ma non conosco, non ho mai sentito. Cioè, non voglio ad oggi ne parlano Sky, F1, eccetera, eccetera. Ma è stato messo il link al canale. Porco giuratizio. Inefficiente. Mamma mia, che roba. Oh, vabbè, quello che sta facendo altro. Allora, vediamo, me lo metto da solo, tranquillo. A parte che lo trovate in descrizione. Basta clicca sul menu a tendina. Sì, però magari è scrollare. Però magari è più pratico se deve compare davanti. Io invece sì, metto il link. Ma che cavolo mi ha dato? Ma che link è questo? Ho rischio a mano. Con l'S, eh? Non mi dite che non siete iscritti perché non c'è credo. No, però vedi, 1, 2, 3, se sono iscritti. È vero, Ale, siamo in mod molto inefficienti. Sì, in effetti non sì. Non c'è sta nessuno. Ecco qua. Vabbè, Pino starà al lavoro. Certo. Pollina, se parli di cagate, non neanche non se neanche la faccia. Boh, magari l'ha chiamato, boh, magari scrive. Guarda che bella curva, lei che fanno sti dubbi. Oh. Sono abbastanza soddisfatto fino a sto momento. Sei abbastanza soddisfatto? Sì. Devo dire di sì. 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 Allora, mettiamo il tridente, che poi è un quinquidente, come si chiama? Sarà penta. Quinquidente, dai, non so sentire. Quinquidente, che si chiama tridente. Perché 5 anni si dice un lustro? Perché sono un botto di tempo. E lustro, eh! Ah sì, c'hai ragione, aspetta, mettiamo pure il canale di Stefano. Per chi vuole proprio essere... Per chi mi vuole bene, diciamo, eh. Per chi mi vuole bene, che l'arte, quelli che gli sto sul cavolo, non... Non ci volevo. Non ci volevo, no, non... Ma chi sta sul cavolo non... Ci sarà qualcuno. Ma qua l'80% dei treni, l'ultimo treno era finito, ma è nel 2020. Pentadente, se senti Edoardo. Così sì. Penta 5. Edoardo, traducimi pentadente, forza. Pentadente. Sarà pentadentes. Perché dentes? No, traducimi in spagnolo. Ah, la traduzione in spagnolo. Come si dice? No, si dice il cinco dentes. Intanto ringraziamo Fulvio che si è fingeronato. Grande Fulvio. Il cinco dentes. Ok, me ne manca uno. L'ultimo treno Stefano ha finito ieri sera. Ma sì, ma il treno sul canale suo non conta. Non conta, raga. È un trenino quello, che ce fai? Sì, quello è vero, quello è un trenino, quello è easy. C'è la modalità facile perché se deve sentir grosso per completare sì, i treni. Ma c'è una modalità ancora più difficile, diciamo noi. Porco no, Giuda, che ne stanno tipo 4 più difficili. Noi stiamo tipo a livello, non te dico facile, ma quello subito dopo è di... vabbè, vediamo che cosa sai fare, eh. Se esistono aglio con tubi più corti. Oddio, più corti di questo non penso, li fanno con più lunghi, ma la misura minima dovrebbe essere 30 centimetri. Allora, Alfri,
La dritta è: vai su Google, su YouTube, scrivi Neofita Starter Pack, c'è una puntata solo sui cazzo di cavetti. E è talmente zoomata, è talmente prolissa quella puntata che no, una volta che l'hai vista non li puoi sbagliare. Se li sbagli ti dico, cioè fatela assemblare. Se con quella puntata non riesci a mettere i cavetti del power. Ma scusa, ma mi vuoi fare l'anagramma di prolisso? Prolisso è molto discorsivo. Sì, è l'anagramma? Come? Pro? Quindi dettagliato? Lisso? Lisso? No, vabbè, prolisso. Pro perché è dettagliato? Pro è super. Pro vuol dire che comunque è una cosa A favore di. A favore, ok, pro a favore di. Lisso, che in italiano vedi. Servirebbe. Luca, comprano Zanichelli, poi me lo spieghi, per favore. Cioè il Lucapedia. Lucapedia. Tanto lui va su Googlepedia. Davvero, chissà perché però nessuno ha mai tentato di sfidare Wikipedia o Wikipedia. Non lo so. Tipo né Google né... Non ci ha pensato nessuno. Non lo so. Per Alessandro Cobila, avete mai collaborato nel canale Prodigic? Questa rispondite perché dice se li conoscete. No, ma questa è la domanda. È poco più su, Alessandro Cobila. Eccola là. L'icona gialla, però. Allora, no, collaborato no, li conosciamo, ti posso dire che ci sentiamo, non sempre, però abbiamo avuto modo di avere degli, diciamo, degli scambi di idee. In particolare con Davide, però ti posso dire che la cosa che ti posso dire è che ci seguiamo reciprocamente, nel senso che noi guardiamo i loro video, loro guardano i nostri, quindi c'è comunque una stima reciproca. Ci siamo detti in realtà più volte che sarebbe stato carino fare un video insieme, che però ci sono due problemi. Uno è la distanza che ci separa e il secondo problema adesso è il Covid, quindi Covid più distanza uguale da Intergulag per il momento, sì. Esattamente. Che c'entra una... lo so, vabbè, ma lui doveva dire una parola per mandarti in crisi e fatti vedere, crede che lui ne sa di più, quando invece non è vero, però intanto te la buttano a cacciare. No, è il classico stile che... No, vorrei capire perché col fatto che io non so studiato, no? Allora quando dice lui usa sti termini manco grossi, io, no? Però a te basta una parola... Vabbè, ma no, questa era perché io su alcune cose e l'italiano non ho capito, andrebbe aggiornato, prolisso. Perché? Andrebbe aggiornato. Andrebbe prolisso. Ma perché verrà dal cazzo di latino? Ma perché te ne frega? Capito. Ancora questi latini che basta. Ciao Davide, ciao Lorenzo. Penso che ci abbiano di meglio da fare i fiorentini. Comunque vabbè. Ma da stanotte Ross ha staccato. Un applauso per Ross. Che Ross ieri prende da attaccare 4:45, era l'una di notte. Fa senti, dice vabbè, vado a dormire, che è marzo 4:45. Dopo mezz'ora ritorno e fa vaffanculo, vado al lavoro. Ma è l'una, Ross. E poi se hanno chiamato tipo vieni prima. Sì, sì, sicuro. Qui non ho capito, cioè Ross non ha dormito, si è alzato. Sì. Mo magari streama pure. Dovrà dormire. Ha detto che oggi pomeriggio streamava prima di stasera che come cazzo tassi, fa? Deve dormire una certa. No, so, è messo droga, però non lo dico, dai. Ross magari sequestra dei materiali stupefacenti che non ce lo dice, e allora... Guarda Ciccio, e poi ci ha messo per rispondere circa 6-7 minuti, quindi vuol dire che stanno a leggere su Wikipedia. Anamici, lo so, un anagramma è cambiare di posto alle lettere e fare un'altra parola di senso compiuto. Invece lui voleva la spiegazione. Quella invece è l'etimologia, cioè da dove viene una parola. Io ho detto. Cioè, facile. Ma hai capito quello che volevo dire, no? E quindi ho raggiunto il mio scopo. Raga, pane a pane, vino al vino, come si dice, no? Oh. Guarda che lavoretto! Vedi, poi bene, no? La spiegazione di prolisso, contrassegnato da verbosità e da noiosa insistenza. Verbosità. Io adesso mi soffermerei su comunque tu soffri di verbosità, allora, eh? E di verbosità insistenza, del noiosissima insistenza, visto? È una malattia, sembra. Cioè, di prolisso, mi dicevo, mazza, ma sei prolisso. Però vedi, verbosità, c'è la modalità. Ah, quindi tu entri in modalità verbosità, ok. Guarda che lavoretto! Guarda che roba! Ma ne va a mettere la 3090, ecco, ho finito. Tiè. Ho capito, questo è self-assembling. Self-assembling, intanto quando devi mettere RGB, 3 ventole, AIO 360 e tutto quanto, vedi come si monta bene?
La lingua è una cosa fissa, l'importante è far passare il messaggio. Bravissimo! Non glielo sta a dire, se no. No, no, bravissimo! Era come chi dice: non importa quanti titoli di studio hai, ma conta qual è la tua esperienza di vita. Lo so, però questa cosa neanche uno possiamo fare una popolazione totalmente di ignoranti. No, no, certo, questo è sempre. Che dopo uno fa sempre l'estremista del cazzo. Diciamo, bella, che ce la fa a scuola, tanto conta quanto esperienza che di vita. Lo sai che potremmo fare? Bene, ce l'ho l'idea. Allora c'è un vecchio. Senti il testo di un vecchio film che mi sembra la Locandina, e lui con un capo. Come fai a sapere? Lo so, perché Jim Carrey lo seguo abbastanza. Okay. Ma è vecchissimo, te lo ricordi? L'uomo del cavo. C'è sta lui con la faccia spiritata con sto cavo in mano sulla Locandina. No. Lo potremmo fare, l'uomo del cavo. Benny, ci sei? Mi serve una foto di Stefano. È vecchissimo, eh? È uno dei primi che ha fatto. Eccolo, guarda. L'ho oddio, detto. Che figata! Mi ricordavo sta il rompiscatole. Il titolo. Sì, però è l'uomo del cavo. Il titolo originale. No, l'uomo del cavo era brutto, hanno messo il rompiscatole, no? Anamiciolo! Che fa vedere l'amico? Tanto lui non vuole questa, lui vuole la Strix. Sì, vabbè, però era per farlo rosica. Rosica fino a... Se era una Strix, rosicava. Ci sono. Ma non so, ho capito, ma con la Supreme ti danno il tappino al mouse. Esattamente, Ciccio. Ti danno l'holder. Ripeti il titolo. Il rompiscatole. Il rompiscatole, però devi prendere la locandina americana con scritto The Cable Man, Cable Guy, quello che è. Raga, oggi ho fatto proprio un assemblaggio di livello superiore, Cioè, non lo so io. Non lo so io. Proprio di livello superiore sta assemblaggio oggi, Chi è? Devo essere il V3 mini. Vorrei collegare all'ingresso. Sono uguali la Supreme e la Strix a livello di potenza. L'unica cosa è sto Type-C è troppo tirato, lo devo staccare perché sennò c'è il rischio che quando infilo la scheda gli devo fare un altro giro a sto capo. Che sennò questo qui. No, perché. Questo qui non va bene qua. Con i supporti, diciamo, esterni a trovare l'ingresso di questo qui. Deve arrivare da più sopra. Sto cavo. Che hanno fatto universale come presa. Ma che stai buono. Se te l'ho detto, e questo fai così, buono, bo, 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 e si è montata sola la roba. Guarda. Guarda. E comunque esce su Silent. Per dirla così. Per ricollegarmi al discorso che facevo ieri su Twitch, che voi non avete seguito la maggior parte perché siete maledetti miscredenti e quindi dici, io lo seguo solo su YouTube. E noi siamo fatto un discorso su una 3090 rotta. Mo se voi mi chiedete come una 3090 rotta, sì, raga, è capitata una 3090 su prima rotta, ma non ve racconterò la storia, perché ho raccontata su Twitch. Così ben imparate. De un cliente era. Dopo una settimana che l'ha presa, secondo me ci ha messo mano, la scheda video l'ha rotta. E te dico, manco gliela abbiamo cambiata. Voi direte, che avete fatto? Non ve lo dico. Ah, sta su Twitch, se volete andate a rivedere il VOD. Il VOD di ieri. Il VOD di ieri sera, che abbiamo visto insieme l'ammartaggio della sonda. Ma che è sta sonda? Che mi fa male? Hanno sperito una sonda su Marte. A luglio dell'anno scorso. Sette. No, però hanno mandato una sonda che c'ha pure un drone che può volare. Quindi se stacca da sta sonda e vola. Sarà il primo mezzo
a volare su un altro pianeta oltre che sulla Terra, perché non è su nessun altro pianeta abbiamo mai fatto volare qualcosa. Uh-huh. E quindi ci hanno spedito. Ieri abbiamo visto l'ammartaggio. Ho fatto pure dei doppiaggi quando comunque intervistavano le persone. Ah, sì, incredibile, insomma, unbelievable. E facevo il doppiaggio. È stata carina. Poi dopo sono messi a parlare di cose successe, cose accadute. Voi volete sapere, insomma, 30-90 rotta, sì. Attenzione, Pino. Pino, stasera pensi di farti vedere o ti devo venire a stanare a casa? Leggiano, amici. Au. Ma lo sai che Stavol Vix ha il tappo per coprire il buco delle tre ventole? A fine live gliela faccio la foto e te la mando. Lo sai che Stavol Vix ha il tappo per coprire il buco? Quale buco? Tra le tre ventole e il copri PSU? Tra le tre ventole? Ah, questo! Questo lo potremmo mettere effettivamente, sì. Sta dentro la scatola, fammi un po' vedere. Il copri PSU no, perché mi piace che si vede. Beh, giustamente è pure un PSU di un certo tipo, non è che ti... Ah... Sento rumore di ferraglia. Sì, questi sono i porta. Eccolo, però è in plastica, non è in metallo. Però è carino il tappo, dai. È calamitato! Figo. Bravo, amici. Lo metteremo. Ce lo mettiamo. Dentro i cestelli. Allora, questo qui è calamitato, quindi... Niente, questo passerà alla storia per un PC che io non ho neanche toccato. Ma questo però, scusa, cioè, le calamite a che cosa si attaccano? Perché io sono a finire sotto, ma... Il calamite engine non si attacca engine. No, ma a che cosa il calamite engine? Non è troppo arancione pandacci a vive? A Marte non è troppo... C'ha altri tipi di problemi. Vabbè, ma ti metti occhiali polarizzati, no? Come si mette sto coso? Scusa, questo sì è calamitato, ma questo non è che il tappo che va qua, no? Basta che zozzeria, ragazzi, questo è il tappo che va qua. È possibile che questo è il tappo? Ok, questo. Dai, se può. No, non è questo, dai. Allora, questo qua. Come si monta? Perché qua in realtà non c'è una base di supporto. E quindi vado lungo, vado sotto se ci lo metto. Questo dovrebbe andare tecnicamente sotto la ventola, sotto, ma non ce va, e questo dovrebbe andare... Ah, aspetta, no, però non è worth questa cosa, non ci piace. Non va lì, dice Anani. Ah, non va lì, vabbè, e dove? Ma sopra, quando si mettono solo due ventole in alto, e allora che cazzo, amici, che cazzo... Thank you for purchasing. Airflow cover, vertical GPU mount con il supportino. Airflow cover. Che poi detto così, airflow cover è pure brutto. Io c'è sta l'airflow perché mole i copri. Ah, magari lo si dovrebbe mettere sta cosa. Il tappo è un altro, dice Blerba. Ah, questo. Use the airflow cover to prevent hot air from circulating. E ti fa vedere come mettere. Questo si può mettere in alto quando lo metti sopra qua. Ok, ho capito. Quindi vediamo qual è quello che va da davanti. Questo tappo va messo nella parte top. Se noi mettiamo per dire la radiatura 240, tu entra a tappi uno di questi buchi. Capito? Quello più che rimane così, almeno così convogli l'aria. Carina come idea. In questo caso non ci interessa, quindi non è il suo. Andiamo avanti. Nel frontale. Questo è quello lì. Stavano per leggere le istruzioni. No, voglio capire perché. Ah, vedi che carino però il mount che ti fanno. Perché c'ha questi buchi molto sottili. Questi quasi non si vedono. Per mettere il mount per sostenere la scheda e non lasciarla, diciamo, a penzoloni sola sulla parte posteriore. Molto carina.
Questo è il supporto per la Mini TX che si mette comunque sia. Penso nessuno di quelli che c'hanno sto case l'ha scelto questo motivo, però comunque non c'è. Non c'è nelle istruzioni, ragazzi. Lo sfogliate tutte con voi. Non c'è la possibilità di tappare quel foro anteriore. L'amici io l'ho messo là e c'è anche a strada, l'amici, che non è il suo. Vabbè. Quindi niente, rimane così. Tanto anche perché... Sì, tanto calcola, questo dobbiamo spedirlo, quella scheda poi andrà rimossa. Quello di ieri ho fatto un bel pacchetto. Quindi l'holder puoi anche... spero, perché UPS ha ritirato. C'ho la foto. La faccio vedere? Ieri ho fatto la foto, dice dobbiamo spedire un PC, mi raccomando, lui fa imballalo bene, mi raccomando. No, perché noi, noi normalmente togliamo le schede video. Che cazzo hai fatto? Ecco. Ma che cazzo ci hai messo? È bella cosa. Oh, guarda, amici, mi manda una foto. Attenzione, in live. Ce l'hai poggiato, Nami? Eccolo qua, la parte sotto. Ce l'ha poggiato, Nami, è un tappo, non è che c'è, non è il suo. Il fatto che tu ci metti i pupazzetti sopra l'hai poggiato, è come se adesso ti dico va bene, lo mettiamo così e tu l'hai messo così. Lo sembra metti? Che appoggiare il cellulare dentro. Sì, la inquadratura. Fai così, lo metto guarda, qua. Oh, guarda da sì, qua. Sì, è vero, c'è il cellulare, lo metto qua, Che poi c'è una sorta di movimento, come dice, la calamita lo respinge un minimo. Comunque, finito, il bugia holder si dovrebbe mettere così. Tanto dopo dovremmo toglierlo, però questo è una qui... delle poche cose che non ha. Ci sono due cose che non approvo dalla Supreme: il font con cui è scritto Supreme e questo. E il bugia holder, che è una bella idea, ma gli manca sempre il sordo per fare una linea. Lo so, questo mi fa molto primi anni 2000. No, devi farlo la metà di questo. Ecco. Comunque, oddio, ma se non lo puoi fare la metà di questo, perché poi dopo quei voracci che non hanno il doppio vano per coso, come fanno? Dovresti darmene due. È giusto. Uno corto e uno lungo. Adesso dovresti mettere tipo così. Ok, non mi dà fastidio la ventola, ci siamo. No, vogliamo accenderlo? Certo, vogliamo accendere, è fatto, è finito, è pronto, è ready e andiamo. Anzi, visto che è cable managementale si potrebbe anche faccio chiudere, ma scarico il BIOS questa scatola. Allora, l'accensione. Vediamo un po'. Questo sarà detto un assemblaggio. La regola d'arte. Lo decide lui la regola d'arte. Te lo dico io che sì, già uso. Tiè. Tiè. Senza RAM, dove le manna? Tiè. Aspetta, ci rimette il RAM. E visto che ce sto, ci rimetto pure tutte le paratie. Il top, lo so, lo so. Ecco qua. Poi nu pannello lateralu lateralu niente ne faccio grande Aquila. Adesso mi serve quest'altra parte. Quest'altra parte mi serve. Aspetta, mo arrivo, no? Questi che sono i due holder, sì, i due holder, i due copricavi, coprimagagnes che in questo caso non ci sono. Così e fai così tipo questa via e
Ti devo vedere. Ok. Lì. Pannello. Guarda quanti pezzi c'ha per chiuderlo, eh? Sì. Me lo ruoti leggermente? Di 25 gradi verso la sinistra? Grazie. 25, eh? Se mi misuri più o meno ci siamo. Ci siamo, si è fatta il geometra. No, ho preso la patente nautica, i gradi vado forte. Ah, forte, ok. Qua ci vanno i video. L'unica cosa, potevano fare un sistema, se proprio devo essere cattivo, aggressivo, brutale. Mm-hmm. Tutte e due messi. Pensavo lo volevi lasciare spartano. No, no, questo l'ho completato. Mo lo giro, ce lo mette le RAM. Perché ci dobbiamo poggiare un kit di RAM. Oddio santo, mo pesa. Mo pesa. E qua mi sono strappato il femore per far sto movimento. Prima era leggero. No, prima però senta tutti sti vedi era leggero, sì. Allora, oh. Kit di RAM, fammi vedere che te posso mettere in prestito. Ti presto queste che sono uguali ma sono simili invece di 32. Così l'effetto finale sarà quello. Wow. Wow. Ovviamente mi ha dato la fine i RAM per dire almeno così quando si riprende sto video. Hai preso il mio sistema adesso, certo. Metti il RAM alla fine. Il costo di questo case. Questo case da noi costa. Per 2,20 2,39 lo trovi sul nostro sito sia antracite che nero. Ok, perché il frontale quando si attacca fa dei led che sbattono su questa cosa e poi c'è questa linea in basso che sui Fantex è qualcosa di fenomenale. E quando chiudi l'effetto finale. Avevo già fatto l'ordine, però sto parlando con lui, comunque in amicizia, ho detto vabbè, hanno l'ordine di là, da che si chiude l'avevo fatto, ho detto devo prendere qua. Poi mi hanno fatto un prendere qua. Vero, temperato parecizzante, non lo so. No, non me ne so dimenticate Pino, è che non ci sono su questo mucchio perché non sono le sue queste che ci abbiamo messe. Vedi il frontale invece? L'effetto che vi dà il frontale, ve lo faccio rivedere da quest'altra inquadratura, è questo, cioè acciaio, sì, comunque sia alluminio satinato, e l'effetto che fa normalmente è che il LED sbatte contro questa cosa, quindi davanti abbiamo un effetto chiuso perché non gli piacciono i fori eccetera eccetera. Supporto per le prese, tasti per i LED, ok, cioè type C frontale, audio, microfono, cuffia. Chiuso diventa un, come si dice, un monolite, però guarda che bello. La striscia del copri PS2 è rimovibile? No, la puoi spingere se vuoi, perché quella lì fa parte del case, viene alimentata come le LED frontali, quindi comunque sia c'è questa striscia che percorre. Ok, vediamo se riesco a farla accendere. No, la ventola posteriore è questa qui che ti danno le ventole, in realtà due frontali e una posteriore non te le danno a LED. Questo case punta sui LED, visto che davanti è chiuso non ti danno ventola a LED, punta sulla striscia e sui LED che vedete nel frontale. Il resto se vuoi le puoi sostituire, però se vuoi fare una cosa pulita devi farla diciamo in maniera così. Questi comunque puntano a una cosa sobria, soft, vedi. Allora, le andiamo su M-Flash. Bank li trattavamo prima, Aquila. Abbiamo smesso di trattarli. BenQ. Tipo il desk analica lì che puoi optare davvero normale. Sarebbe figo. Sarebbe figo. Questa che schermo è Z490 Gaming Carbon Wi-Fi. Z490 Gaming Carbon. Aveva la 1.40, passiamo alla 1.70 del 4 febbraio, quindi bella fresh, bella recente.
con l'aggiornamento dei BIOS recenti ti dice che vai a perdere il supporto con i vecchi Celeron, come vedete. Via. Beh, ingombrante è un full tower questo, quindi entra nella categoria come se ti fai un H500M, insomma la tipologia un po' più grande del Midi Tower. Io vorrei prendere il BenQ e quelli non li stiamo più trattando, Aquila, perché a tempo fa non li trattiamo più perché c'è stato un breve periodo, loro sono stati i primi a introdurre comunque un monitor da gaming, eSport, 144Hz eccetera, ad un prezzo che comunque sia all'epoca, ragazzi, il Full HD 24 144 veniva a costare circa 250 euro, perché era ancora poco accessibile, era molto di nicchia. E cosa è successo? Praticamente quando gli altri hanno recuperato il gap, quindi comunque hanno cominciato a produrre anche loro monitor con un ottimo pannello a 144 Hz, il prezzo si è normalizzato. Cosa succede? Che BenQ è rimasta invece con quel prezzo, quindi per noi era diventato veramente complicato vendere un monitor insieme ad un PC, ma c'era tanta concorrenza e loro quindi erano molto di nicchia, fermo restando che il marchio è ottimo. Però a un certo punto hanno anche eliminato un certo tipo di monitor e quindi partivano con un monitor che veniva a costare circa 400 euro, quindi da lì abbiamo deciso di purtroppo fare un cambio di rotta e siamo andati comunque sia, alla fine siamo andati a finire con AOC. E appunto, Alessandro, sì, all'epoca così. No, le ventole posteriori, in realtà le ventole sono tutte e tre a pala bianca quelle che vi danno. L'Odis, per dirlo, vedi, è uscito, naturalmente è uscito molto dopo, all'epoca dei tempi della BenQ, che aveva provato a innovare, anche il paraocchi aveva fatto, che si montava lateralmente. C'è ancora un vecchio video su YouTube nostro in cui l'abbiamo recensito. Certo che ancora siamo al lavoro, Cucciardone. E quindi poi è normale, hanno recuperato. E quindi se tu mi proponi un monitor che costa 400 euro quando magari ci sono degli outsider che lo vendono a metà del prezzo, dobbiamo cambiare. Questi sono i classici ventoli di Case Fantex, sì, anche perché ho detto che questo punta sui LED sul case, non quelli tipo nel P500A, che è quello, diciamo, il fratello minore di questo, vi danno invece tre ventole addressable messe per streaming e registrare, non per gaming 4K, che schermo vi consigliate? C'è più il 9, 10, 8 e 50, per giocare e streamare, cioè per streamare e registrare eccetera, dipende su che monitor, a che risoluzione lo fai, però comunque ti ci vorrebbe la 2070 minimo, secondo me. Allora, questo ci siamo, processore 19KF a 25 gradi, ma secondo me a me il bianco non dispiace, quello è sempre a gusto personale, eh. A me la ventola a pala bianca è sempre piaciuta, in realtà la preferisco alla nera perché spezza un pochettino. La 1050 Ti scenderà mai sotto i 200? Non credo, perché è stata ricacciata fuori, è stata ricacciata fuori proprio per le mancanze di schede grafiche, e quindi di conseguenza verrà poi rifinirà nel dimenticatoio quando le schede superiori cominceranno a scendere di prezzo. La ventola di RGB sì, ma quella poi è sempre una scelta che lasciano all'utente. Stema, stasera fai stream? No, dica, stasera lo fa il Fabione su Twitch alle 21:30, tra le 21 e le 21:30 si va su Days stasera. Windows 10 Pro, accetta, avanti, personalizza, avanti. Ieri fino all'1:30, Simo, siamo stati fino all'1:30 in streaming, poi ho chiuso perché eravamo rimasti in 30 e comunque sia, Emanuele è andato a dormire. Le schede video, secondo me i prezzi si cominceranno a regolarizzare dopo l'estate, Giuseppe, settembre, ottobre, novembre. La pasta termica della CPU decade come prestazioni nel tempo dopo quanto? Ma dica, so Stefano, perché mi dici grande Fabio? Ah, beh, grande Fabio che streama stasera. Ok. Stava di la pasta termica in realtà non è che decade più di tanto a livello prestazionale.
però andrebbe comunque sostituita quando si fa una manutenzione, diciamo, un po' più intensa del PC, tipo, che ne so, lo si soffia con il compressore o con l'aria compressa, a quel punto per pulirlo meglio si stacca il water block e si sostituisce, per un discorso di ottimizzazione, magari recuperi un grado, ma non è che c'hai un drop di 10 gradi che dici cavolo devo cambiarlo. Ho appena preso in tempo la 60 super. Buono Salvatore. Di RGB mancano solo i veri temperati. Sì, è vero. Prezzo 1,40 45 per la precisione. Bravo capitano, vedi? Dicevo grande Fabio. Infatti l'avevo capito. Quindi abbiamo fatto. Io oggi sono molto soddisfatto. Ho detto, quando si montano questo tipo di configurazioni, che comunque con il 360, con comunque tutto il discorso dei LED, cioè comunque molto impegnativo, no? Per fare il cable magic. Quando si riesce a fare un lavoro del genere, allora qui bisogna ringraziare il case. E fino ad oggi ti posso dire che sono veramente, veramente pochi i case che mi hanno lasciato questo ampio spazio di manovra e mi consentono di lavorare bene, e quindi il risultato finale ovviamente viene agevolato, perché comunque hai a disposizione uno spazio, una struttura fatta bene. 5,9 prendi in 360 Rob, da 2,40 in su, poi quello è a gusto tuo, se vuoi prendere un modello anziché un altro cambia veramente poco a livello prestazionale. C'è ancora qualcuno che si fa un PC senza RGB? Ma guarda, ad oggi è difficile farlo uno senza custom water. Sì, li facciamo i custom loop, Giuseppe. Sono un po' complessi, però si fanno. Ma figurati, mi sono spiegato. Cioè, ma c'è il creatore del fingerone. Ma qualità prezzo è meglio LG AOC o IDEC come monitor pannello? Dipende da quello che esce, Alessandro. AOC è un ottimo brand, non lo trattiamo. Produce il pannello stesso. Questo è l'Evolve X di Fantex, Fabio. Quindi AOC è produttore anche del pannello. Ross è molto figo. IDEC, il rapporto qualità prezzo secondo me è quello migliore. LG dipende dal che LG fa diverse scalette di livello di monitor. Ecco, se prendi quello basso è più un monitor da ufficio. Se vai su, allora trovi. Ma gli RGB in realtà io credo che sia un discorso che i case, arrivati a un certo anno, che intorno al 2010, ma in realtà c'è sempre stata l'evoluzione, no? La ricerca dell'evoluzione dell'estetica, quando arrivi che il metallo è quello, la misura deve essere quella, più o meno deve essere comunque fatto in una certa maniera, hanno cominciato ad abbellirli, prima con le prime ventole a luci, cioè è stato un proseguio, poi arrivati a un certo livello, naturalmente l'innovazione porta anche che l'occhio vuole sempre di più la sua parte, quindi è diventato un motivo di arredo, cioè un case del genere lo può mettere comunque, naturalmente non è che arredo puoi dire obiettivamente, oh ma bello, cioè uno non ci capisce niente, guarda sto coso qua, dice oh c'è un'astronave, però è diventata una cosa che tu la puoi mettere in salone, tu la puoi mettere anche per dire le stesse stanze streaming sono diventate così, no? Stanze comunque, i studi, ma studi registrativi, studi delle radio, studi televisivi, sono migliorati tutti. Le RAM perché ce le devono consegnare, queste qui non sono arrivate quelle sua. Stefano, però non è giusto che non si banni più tizio per fare like. Questo è vero, Walter. Vabbè, ma quello lì bisogna. Io l'ho messo in pausa questa cosa per consentire di ricreare l'hype, perché sennò uno si abitua, è come se io tutti i giorni tu puoi aprire il frigo di casa e trovi, che te posso dire, trovi la torta di mele, dopo un po' diventa un'abitudine, non c'è più quell'acquolina che ti si forma in bocca per la torta di mele, una mimosa, i pasticcini, quello che te pare. Se tu ce l'hai tutti i giorni a disposizione, io quando lavoravo al bar, la sera cenavo quei cornetti. Se io a una certa c'avevo fame la sera, non pensavo, non mi sognavo i cornetti, era diventata la normalità. Invece quante volte di sera a luna dici, bella bomba con cioccolato, ecco. Quindi togliere il banalizio è per farti ritornare questa acquolina. Capito? Ci sarà più gusto.
Io in salone metterò il muletto senza alcun LED come quelle master. Beh, lo puoi fare, certo. A me se lo fai piccolo, lì apprezzi la cosa piccola. Però certo, non è che metti un case de anni fa di Portal Martek, il Gandalf, grigio, pesa 25 kg, struttura proprio si vede d'acciaio riciclato, cioè... Lascia perdere, no? Potremmo bannare a voi se vi manca. Bravo, amici. Tecnicamente... Sì, ok, bravo Pierluigi, questa hai fatto una delucidazione maggiore, io l'ho detta in maniera un po' più spiccia. Gigabyte ha realizzato un monitor 2K IPS 170 G-Sync a buon prezzo. Buono. Ste RAM, queste qui sono le XPG a data, le D60. Sta di là, sta fa un preventivo. Mi ricordo che una volta da me gli ordinizi stavano charlando circa la bellezza di un portale e volevano acquistare anche cose con spec PS solo per che aveva le lucine. Vabbè, certo, anche quello, eh. No, Lollo, ti sei perso la live. Se mi va all'inizio è come prendere il caffè dopo pranzo, non si può rinunciare. È giusto, quello è l'ammazza caffè. Però ritornerà. D'altronde, se tu vuoi il Mac, dopo mangiare una volta ogni tanto, dopo mangiare tutti i giorni. I monitor Asus pure sono molto belli, ma sono anche molto buoni. Che ha messo qua questo? No, ancora non si sa qualcosa. Ma tanto perché aspettate le 1010 come schede video? Cioè la 1010, raga, è una scheda che non c'è giochi. Cioè te la puoi fare per spendere poco, ma non è che ci giochi. Grande Bennone, buona serata. Quella la fai giusto tanto per, cioè dice, per avere una scheda video invece di farmi una 1030 lo faccio la 1010. Oppure no? Che cosa? È anche molto da pensare che qualsiasi cosa Asus. Beh, questo è vero, beh, loro fanno comunque sia un'ottima strategia di marketing, quindi comunque il brand è ben visto e ben cercato, senza contare che comunque sia puntano molto sulla qualità dei loro prodotti, quindi se li fanno pagare giustamente. Il Ryzen 5 3.5? Il 3.5? Mai visto il 3.5. Ma i monitor Samsung stanno perdendo hype? Dipende, in che senso? Ma le 1010 non saranno nemmeno acquistabili singolarmente. Ma a vostro uscite casa, preparate. E io sono pronto, Ale. Vieni a vedere sto PC dal vivo? full. Dettagli medi, giochi. Che è 2015? Ma infatti la 1010 sostituisce la 710, poi che ti consentirà di far girare qualche gioco, sì, vabbè, da folli però pensare che quella sia una scheda gaming, eh. Non ti so dire, Alessandro, così, perché non so tutti, poi l'LG così non lo tratto, quindi non ti so dire come potrebbe essere. Riguardo la notizia di Nvidia ha creato le schede solo in mining, cosa ne pensate? Io spero che sia verità, spero che comunque sia questa cosa verrà messa in atto il prima possibile, ma vorrà sganciare da sganciare comunque sia la serie, diciamo la linea gaming, per lasciarli appunto ai videogiocatori. Beh sì, la 3500X in Italia manca è passato, ma neanche la serie 4000 è passata, eppure esiste. Tipo il 4750G di AMD, un ottimo processore con delle ottime prestazioni, tipo, mi sembra che 8 core 16 thread, e c'è una scheda video integrata che ti consente ovviamente di giocare anche a dei giochi discretamente bene, però costava tipo 700 euro come processore, ma in Italia non ci arriva. Sì, esiste, non costa neanche troppo, costa circa 200 euro in più, almeno le stesse caratteristiche del 3, con 200 euro e ha più o meno le stesse. Vabbè, ma a sto punto costa circa 200 euro e ha più o meno le stesse caratteristiche del 3.6. Ma potresti pensare, se più o meno va come il 3.6, sicuramente male non va. Ah, è per EOM, ok. I raccomando, sono l'unica cosa su cui non se lo apprezzano senza senso. Sì, e beh, quello è vero, lo paghi quanto lo paghi, perché per dire un ragazzo ieri mi ha detto che ha preso un Alienware da 800 euro, che poi per un ragazzo che ci segue ha pagato 800 euro, regà, 2K, 144, G-Sync, anzi c'ha il Fast, come l'ha chiamato, Ultra G-Sync, vabbè, G-Sync 2.0, e devo dire che andava veramente bene. Però 800 euro ci vuole. In benchmark più di Strix alla Supreme, secondo me se la giocano alla pari, poi ci può essere una che va un po' meglio su un titolo e una su un altro,
Ma secondo me siamo là. Io purtroppo mo non è che domani vado a cercare. Io però domani non ci posso andare, perché ha ragione. Dimmi tu, io al volo. Io sembra il fisso, ho accoppiato il 3-6. Perché quello al volo non riesco, lì bisogna riaprire, fa un bel lavoro, se non è che è messo. Sì, 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 vabbè, dammi un po' di conco, poi lui si farà mettere su da un po' di su. Stanno saranno capaci di metterlo, non è difficile mettere. Però dammi sempre un'oretta di tempo. Cioè, 40 minuti, il tempo di. Io adesso torno, prendo il caffè. Il 3-5 multipla nelle sberle dal 3-6. Vabbè, questo dipende poi che l'utilizzo ne fai, magari per il gaming e manco te ne rendi più di tanto conto della differenza tra quei due processori. Molto lo vai, paga 169. Oh, grande, 7 gig si follow qua. No, vabbè, mo dopo lo dico. Questa è per quella scheda video che vi dicevo prima, che voi non avete sentito ieri, che ho detto, ho raccontato la storia su Twitch. Capito? Qualcuno mette il link di Twitch? Scritto bene? Questa era perché parlavo di quella scheda che si è rotta. Il problema è che lo store ha messo un adesivo a chiudere il case per la garanzia e sto negozio sta chiuso. Manca a te, non risponde. Se ste due ventoline di merda le monto io perdo la garanzia. In teoria si potrebbero, sì, potrebbero fare rivalsa di questa, su questa cosa qua. Però vabbè, alla fine dicevo, senti, lo apro, l'apro. Ah, ecco, l'ha messo Pinuzzo, sia quello mio sia quello di Civix Roma. Quello di Civix Roma, ragazzi, in parte beh, followateli entrambi. Su quello lì ho raccontato la storia di, quella 3090 che si è svampata ieri, ne stavamo parlando. Del perché poi non è stata sostituita. Quindi adesso questo qui era il papà di quel ragazzo che è venuto, però purtroppo capisco la situazione, ma alcune richieste sono un po' particolari, capito? No, poi l'insistenza a me purtroppo noi deve capire che ci sono dei tempi, delle cose da rispettare. Questo intanto si sta a far configurare gli aggiornamenti, si riavvia. Io vi saluto, tanto è inutile. Vero, saluto da qua, si vede? No, sì. No, si è mezzo saluto visto da qua. A mano, ecco. In lontananza non manca, stavo a cangura. Allora ora vi faccio vedere, vabbè, per chiudere, tanto qui sta a fare gli aggiornamenti, faccio vedere una leggera inquadratura dall'interno di questo bellissimo computer. Questo poi dobbiamo smontare UGA holder, scheda video, perché lo dobbiamo rimpacchettare per essere spedito. E molto bello, molto 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 bello. Poi ho detto, sto led qua davanti con quello sotto, secondo me spacca proprio, raga. PC più economico, ma ne facciamo diversi dei PC economici, pure da 270 euro, cioè PC da ufficio, ma non è che non li facciamo. Questo è il vetro, che c'ha questo sistema bellissimo, che c'ha praticamente a questi gommini antivibrazione, dove praticamente ci va una vite sganciando il frontale. Come sganci il frontale? Se spenge la luce, praticamente. Fatto benissimo questo sistema qua. Questo qui praticamente si tira in avanti. Aspetta, mi si è aperto il vetro. Si tira in avanti, come se stacca, praticamente c'ha dei sensori che sono questi. E come toccano, si accendono queste lustrisce LED. Però se volete mettere pure la vite, c'hai la facoltà di scelta, okay. Sganciate un attimo questo, il frontale, mettete le viti e richiudete. Quando ripoggi si accendono le luci. Fatto benissimo. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Allora, ragazzi, bello, veramente bello. Siamo arrivati ai saluti. Gli appuntamenti sono questi. Alla prossima. Ciao. Se fate piacere ufficio, IMS, vedete, va bene. Stasera si va live su Twitch, il link l'ha appena messo Pinuzzo, cliccateci, followateci e si va live tra le 21 e le 21.30 su Days con buona parte della community, e quindi è la puntata da non perdere. Non so spessori, ma sensori, vabbè, sì, comunque niente, gli ingegneri devono per forza, tu dici corrente, c'è stato un ingegnere che viene e ti dice insieme a corrente si chiama tensione.
Sembri come quando al nonno gli esposti una cosa. Non toccala! E tu dici, mio nonno, è una certa. Vabbè, ci vediamo ragazzi stasera. Quindi live col Fabione su Twitch. Domani sera, che è sabato, farete una live con me sul mio canale invece. Che sabato sera, questa volta ve lo dedico. Va bene? Dopo una certa ora. Va bene? Ci vediamo stasera ragazzi. Mando i credits, la chiusura e... ciao, a presto. Ciao! È bello sto PC, eh?